Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Questo è un canale didattico, ma oggi non farò un video tutorial perché vorrei parlare di quello che è successo a Sanremo 2018. Parlo della canzone di Ermal Meta e di Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente. Infatti, il giorno dopo, subito alla loro esibizione, si è scatenato un po' sul web, tutti hanno gridato un po' al plagio. E infatti esiste una canzone che è già stata presentata nel 2016 a Sanremo Giovani e poi scartata, che si chiama Silenzio, presentata da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali. Premetto che Moro e Meta, io li stimo tantissimo come artisti, infatti io non ce l'ho con loro, ma vorrei capire il regolamento di Sanremo se prevede una cosa del genere. Infatti adesso vi mostrerò le due canzoni e sono davvero, in alcune parti davvero identiche. Non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente. Questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente. Non mi avete fatto niente, non avete avuto niente. Perché tutto va oltre le vostre inutili guerre. Non mi avete tolto niente, non avete avuto niente. Questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto ed oltre la gente. Non mi avete tolto niente, non mi avete fatto niente, perché tutto va oltre, oltre le vostre inutili guerre. La canzone non è stata squalificata perché entrambe le canzoni, sia nel 2016 che quella attuale del 2018, sono state scritte dallo stesso autore, cioè Andrea Febo. E fino a qua ci siamo. Però il regolamento di Sanremo, almeno da quello che ho letto, prevede che qualsiasi canzone da presentare al festival deve essere inedita. Questo vuol dire che non deve essere mai stata suonata e ascoltata prima da altre persone, né tanto in altri concorsi o cose del genere. E invece questo io credo che sia accaduto, come ci mostrano anche queste altre immagini. Con la prima proposta della serata, che è Ambra Calvani. Benvenuta. Buonasera a tutti. Iniziamo dal primo brano, dal titolo Silenzio. Inoltre, oltre al ritornello, sono state prese altre parti, ad esempio il finale della canzone che avevamo detto del 2016, e infatti vedete il finale è proprio uguale al testo della canzone che avevamo detto. Sono consapevole che tutto più non torna, la felicità volata come vola via una bolla. Sono consapevole che tutto più non torna, la felicità volava come vola via una bolla. Leggiamo. È considerata nuova, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, la canzone che nell'insieme della sua composizione, o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario, fatte salve per quest'ultimo eventuali iniziative editoriali debitamente autorizzate, non sia già stata pubblicata e o fruita anche se a scopo gratuito, da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata dal vivo alla presenza di pubblico presente o lontano. Bene, quindi io lascio a voi la parola e spiegatemi perché è avvenuto questo e se è tutto regolare, anche perché sicuramente non si tratta di plagio, ma mi sembra quasi che si tratti di una cover. Anche perché, sinceramente, a me non mi avete fatto niente, ma resterò in silenzio a meditare.